sempre chiarissima la professoressa Angeleri. Adesso continuo io non ho paura del professore universitario, perché essendo una letterata esulo da questo ambito di storici, per cui abbiate pazienza se appunto magari io non sono così competente come loro. Io mi occupo di ricostruire la biografia di Luigi Ornato attraverso tutti i dati e le informazioni che col tempo siamo riusciti a reperire. Penso che appunto dietro poi scorrerà quella che è un po' una traccia di questa biografia. Luigi Ornato in realtà si chiama Giacomo Luigi Ornato e nasce qui a Caramagna il 13 aprile 1787. Il Piemonte è appunto un dipartimento francese e scrive Lottolenghi che nasce da una famiglia di onesti ma poco agiati borghigiani, creando già fin da subito questo mito di un Ornato povero, insomma, ma animato da tanta buona volontà. In realtà non è proprio così, perché grazie anche all'albero genealogico che ha ricostruito il professor Fusero, soprattutto da parte materna, cioè sua madre Teresa Capelli, questa era una famiglia che comunque vantava una notevole tradizione culturale, e lo vedremo infatti proprio nella sua formazione, mentre il padre era un geometra, potremmo dire oggi. Infatti l'istruzione di Luigi Ornato avviene grazie a un primo zio materno, Felice Capelli, che era un sacerdote ma era anche un maestro di retorica ad Orbassano, a Carignano, poi lascerà l'insegnamento e tornerà a Caramagna, quindi è proprio lui che deve questa prima formazione. Luigi Ornato dimostra fin da subito grandissima passione per gli studi, vedremo anche per, e poi ce ne parlerà meglio il professor Berardo, della letteratura e lingua greca, ma poi successivamente, quando sarà a Parigi, anche la lingua e la letteratura tedesca. Quindi ama molto studiare, veramente appassionato da questo punto di vista. Nel 1801, questa volta grazie a un altro zio materno, Ludovico, che è un avvocato però e anche il segretario in diverse famiglie, ma poi approda alla famiglia D'Azeglio, capite che si aprono per Luigi Ornato le porte della nobiltà sabauda, lo chiama con lui a Torino, e questo gli permette di entrare appunto e avere a che fare con queste famiglie importanti, in particolar modo di poter frequentare questa scuola privata che gli stessi nobili torinesi avevano creato per i loro figli, in maniera tale da poter dare loro un'istruzione in lingua italiana, ed è qui che conosce i quattro, quelli che saranno poi i suoi amici più stretti, proprio Cesare Balbo, Luigi Provana del Sabbione, e poi più avanti si aggiungerà anche appunto Santore di Santa Rosa. Ecco il perché di questo 1/4 con cui, dicevamo, loro firmavano poi queste lettere. Questo gruppo di amici, che è appassionato da ideali e da studi comuni, nel 1804 fonda l'Accademia dei Concordi, di cui vi ha già anticipato appunto Angeleri. Si ispirano ad Alfieri come loro grande mito e quindi vogliono riportare lo studio delle lettere, delle arti e delle scienze in auge, ma soprattutto recuperare l'anima italiana e liberarla dall'influenza francese. Dice proprio Ornato, sempre in una lettera: nostro dovere di italiani è di concorrere, per quanto può ciascuno, a far sì che si pensi di nuovo in Italia. Ecco, sente proprio la necessità di rendere nuovamente l'Italia un luogo come è stato in passato, come è stato in età romana, come è stato nel Rinascimento, ma veramente una fucina di intelletto e di nuove grandi sperimentazioni. Nel 1812, grazie proprio a questa sua eccellente preparazione, viene nominato insegnante di matematica nel Collegio dei Paggi Imperiali. Nell'814 sarà invece uno dei membri della segreteria dell'Accademia delle Scienze e poi professore della Reale Accademia Militare. È il 1821 l'anno che però sconvolge la sua vita, perché questa strettissima e profonda amicizia che ha con Santore di Santa Rosa, che di questi moti è uno appunto dei protagonisti, lo porta a partecipare, anche se proprio con un ruolo minore dal punto di vista proprio attivo, alla vicenda. Il 22 marzo 1821 viene chiamato da Santore e Santa Rosa a partecipare a questo gabinetto particolare del Ministero di Guerra e Marina che lui, Santore, reggeva, quindi lo chiama come suo braccio destro. Dura pochi giorni in realtà questo incarico, perché sono costretti appunto a fuggire a seguito delle
condanne, delle repressioni. Preciso subito una cosa, e qui si vede anche la tempra, secondo me, morale di questo personaggio. Ornato non è inserito nel bando di cattura. Noi abbiamo, tra l'altro, grazie ai signori Cuver, una copia, e anche loro hanno l'originale di questo bando, dove ci sono i nomi, tra cui quello di Santorre. Ma Ornato non è nella lista, segno che non era considerato così pericoloso, il sopporto non era stato così significativo. Ma è tale la dedizione e l'amicizia con Santorre e Santa Rosa che Ornato decide di andare in esilio volontario. Parte anche lui. Arrivano lui e Santorre a Genova, si imbarcano, arrivano a Marsiglia, poi prenderanno strade diverse, ma in qualche modo si ricongiungono, prima in Svizzera e poi a Parigi. Qui Parigi sarà un nuovo grande momento della vita di Luigi Ornato. Suo malgrado, pur essendo una persona, da quello che ho potuto leggere, come scrivono Fusero e altri, molto, molto semplice, molto tranquilla, probabilmente aveva anche un grande carisma, perché riusciva ad attirare attorno a sé molti altri personaggi. E quindi la sua casa di Parigi, lui non amava andare in giro, come Fusero, non amava questi incontri mondani, ma riceveva a casa sua. E moltissimi si presentavano, soprattutto, ecco, era diventato un po' il punto di riferimento di tanti esuli italiani, alcuni anche di Carmagna, perché proprio parlando stamattina con Fusero mi raccontava che i nomi che lui, poi ve ne parlerò, ha inserito nel libro della storia di Carmagna, di tanti carmagnesi che sono stati costretti a fuggire dopo i moti del 1821, lui è riuscito ad averli proprio perché circolavano, insomma, lì a Parigi e frequentavano la casa di Ornato. Con tra i tanti personaggi che frequentano questa casa c'è Cousin, questo filosofo. Io poi spero che uno dei relatori, ecco, ne parli più diffusamente, perché anche qui ci sono versioni diverse circa questo rapporto. C'è chi parla di nuovo di una sincera amicizia. Probabilmente Ornato aveva questa capacità di legarsi profondamente alle persone con cui si sentiva in sintonia. Altri ritengono invece che Cousin fosse un po' un amico molto interessato, perché aveva bisogno delle abilità di traduttore di Ornato, aveva bisogno di alcuni consigli. Comunque, sta di fatto che pur essendo, ecco, punto di riferimento per questa comunità di intellettuali, Ornato manifesta delle difficoltà economiche anche, e questo lo porta a dover lavorare in questi anni. Grazie a questa sua abilità di traduttore lavora per l'editore Didò, che esiste ancora oggi, che curava una, all'epoca aveva dato, insomma, origine a una collana molto ben fornita di classici greci e latini, e Ornato faceva il correttore di bozze. Quindi un'attività che, protrattasi per moltissimi anni, si pensa sia all'origine di questa malattia molto grave che lo colpì agli occhi, che progressivamente gli fece perdere la vista. Lui aveva bisogno per sé, ma aveva anche bisogno, come si vede dalle lettere, di avere del denaro da mandare qui a Carmagna a casa per la madre e la sorella, che erano gli unici parenti proprio che gli erano rimasti. Nel 1832, grazie all'arrivo, appunto, insomma, di Carlo Alberto, può ottenere il ritorno a Carmagna. Rimane solo un anno qui, ed è l'ultimo anno in cui abiterà a Carmagna. È assistito dalla sorella, perché i problemi agli occhi continuano. Leggendo appunto l'articolo che aveva scritto l'ingegner Beck, si parlerebbe addirittura di fotofobia, no? Questa malattia che rende impossibile proprio qualsiasi cenno di luce, proprio perché diventa lancinante il dolore. Quindi questo Ornato che gira costantemente anche in Carmagna, accompagnato con dei panni che lo ricoprono totalmente nel volto e nella testa, proprio perché non riesce minimamente a sopportare questo dolore. Quindi nel 1833, siccome le condizioni si fanno ancora una volta più gravi, decide di andare a Torino, sperando lì di trovare anche qualche aiuto per questa sua situazione fisica. In realtà è quasi cieco e morirà praticamente, potremmo dire, in questa condizione di cecità. Ma l'ultimo periodo della sua vita lo vede ancora una volta protagonista, perché quello che era accaduto a Parigi si ripete esattamente a Torino. Casa sua diventa nuovamente un luogo dove molti giovani, sono giovani intellettuali, sono scrittori, sono
filosofi, filologi si trovano per parlare con lui. Tra questi c'è Berti, c'è Bertini, c'è lo stesso Gioberti che, ho letto appunto uno dei suoi giudizi, ritiene addirittura l'Ornato il più grande filosofo dei moti del 1821. Quindi un'ultima, diciamo così, attestazione, ecco, di merito e di nuovo di amicizia. Ecco, se potessi sintetizzare questa vita, direi veramente una vita vissuta un po' ai margini, no? In oscurità, sempre appoggiato e amico di personaggi che hanno avuto un ruolo molto più significativo nella storia di lui, ma un uomo che ha dimostrato una grandissima e ha ricevuto grandissima amicizia e considerazione da parte dei suoi contemporanei. Il 28 ottobre 1842 muore a Torino per un colpo apoplettico e Luigi Provana del Sabbione detta la sua lapide, che ancora oggi si vede al cimitero monumentale di Torino, dove è sepolto tra gli emeriti. Anticipo che nel mese di ottobre ci sarà una visita guidata da parte della guida turistica Silvia Carena, che ci porterà, per chi vuole partecipare, a visitare il cimitero monumentale, e porteremo un omaggio anche a Luigi Ornato, che se lo merita, perché penso, non so da quanto tempo, nessuno sia più andato ufficialmente a visitare la sua tomba. Luigi Ornato non ha pubblicato direttamente nulla, cioè noi abbiamo una traduzione dei ricordi di Marco Aurelio, di cui ci parlerà il professor Berardo, che in realtà è stata pubblicata dal suo amico Picchioni nel 1853, mentre nel 1878 è uscito questo libro poi preziosissimo, che sono tutte le lettere. Ornato ha scritto moltissime lettere nel corso della sua vita ad amici e conoscenti, che Lottolenghi ha raccolto. Diciamo che la quasi totalità di queste lettere si trovano alla Biblioteca Reale, poi ce ne sono altre anche al Museo Olmo di Savigliano, quindi poi ce ne sono alcune che non si sa per quale motivo Fosero aveva trovato in Svizzera, e ce ne sono ancora altre inedite in giro da recuperare, anche se dice il professor Fosero che l'edizione che ha curato Ottolenghi di queste lettere non è sempre così precisa, cioè a volte Ottolenghi si è preso un po' di libertà omettendo o correggendo alcune parti, quindi forse secondo Fusero meriterebbe magari rivedere queste lettere. È un personaggio di cui non abbiamo neanche un ritratto, forse mentre io parlo adesso no, ma dopo scorreranno immagini di tutti i famosi amici, Santorre, Moffa di Lisio, Provana del Sabbione, ma noi non abbiamo nessun ritratto di Luigi Ornato, non sappiamo fisicamente come fosse, non molto alto, questo lo si legge nel registro, affetto da scorbuto probabilmente, con questa malattia, capelli e occhi scuri, fisico esile, ma un'immagine, ecco, che ce lo ritragga, purtroppo non l'abbiamo. La sua reputazione è più che altro tutta frutto di testimonianze di contemporanei che l'hanno frequentato e, come vi ho detto, l'hanno molto molto apprezzato. Io ho ricostruito anche il rapporto, ma brevemente, due cenni, per farvi capire anche come Caramagna ha vissuto il rapporto con Luigi Ornato. Nel 1867 Cavalier Ruatti, che è un altro personaggio a cui probabilmente dovremmo dedicare poi un po' più di attenzione, per i non caramagnesi noi abbiamo un fondo di libri antichi molto importante appartenenti a questo Ruatti, che grazie a, anche qui al contributo di banche, stiamo cercando di catalogare, e che è un po' la parte più bella, no, antica della nostra biblioteca. Ruatti propone nel 1867 di intitolare, dice, all'insigne Giacomo Ornato almeno una via Caramagna, giacché le condizioni pecuniarie del municipio non consentono di innalzargli neppure un monumento. Cioè Caramagna non è che proprio navigassimo nell'orcio, cioè almeno dedichiamogli una strada. La proposta viene accettata, ma siccome tutti lo conoscono per Luigi, ecco che la via non si chiamerà Giacomo Ornato, ma Luigi Ornato, che poi in realtà è il suo secondo nome. Nel 1881 il comune invece approva la destinazione dell'abitazione di Luigi Ornato, che è già possesso del comune, ad uso scolastico, e mia madre stessa ha frequentato le scuole lì dove oggi c'è la biblioteca, che era appunto la casa di Luigi Ornato. Ecco perché quando abbiamo dedicato la biblioteca a lui, in realtà l'abbiamo fatto non solo perché è un insigne personaggio di Caramagna, ma perché in quella casa lui ha vissuto. Questa casa in realtà era poi andata ad un'altra famiglia che l'aveva acquistata, e a sua volta il comune l'aveva comprata. Si decide di apporre due lapidi, che
una fuori e l'altra sotto i portici. Se poi volete vedere come è fatta appunto l'abitazione, vedete che ci sono questi tipici portici medievali davanti. Ma Fusero poi nota che, non si sa per quale motivo, la lapide che stava fuori a un certo punto è stata rimossa e nessuno sapeva più nulla di questo. Nel 1904 invece c'è un documento molto bello del sindaco di allora, Gallo Antonio, che scrive al sindaco di Torino per ringraziarlo del fatto che a Torino hanno dedicato una strada a Luigi Ornato, che si trova più o meno nella zona della Gran Madre. E gli dice: siamo molto contenti di questo, anzi avete fatto proprio bene, perché gliel'avete dedicata vicino a quella intitolata Santorre, cioè non potevate fare cosa migliore, no? Sono stati amici, gli avete fatto anche le due strade vicine. E già che ci siete, dice il sindaco, magari intitolatene anche una a Luigi Provana, così avrete tre strade che ricordano tutti e tre i personaggi. E ancora nel 1942 ho trovato che la commissione nominata dal Podestà e presieduta dal dottor Guido Gallo si riunì per organizzare una degna celebrazione del primo centenario della morte. Personalmente ricordo invece quello che è accaduto in occasione di Italia 150, quando, e siamo nel 2011, con il sindaco Rio, io allora ero nell'amministrazione comunale, si decise proprio di apporre di nuovo finalmente fuori da casa Ornato la lapide che adesso c'è, chiamando il professor Fusero a scegliere poche ma significative parole con cui ricordare questo luogo. E fu anche l'occasione in cui Albero Grande dedicò una parte di una mostra tutta dedicata appunto al Risorgimento e agli italiani nel Risorgimento, c'era anche una parte di una sala dedicata ad Ornato. Ultima cosa, non ci fu solo Ornato coinvolto nei moti del 1821, scartabellando anche grazie al professor Fusero da una parte, professor Forzinetti dall'altra, abbiamo trovato nomi di tanti personaggi di Caramagna che furono coinvolti in questi moti, ad esempio un tale Ingaramo Enrico o Marchisio Giovanni Battista, che prima avevano prestato servizio durante il periodo napoleonico nell'esercito francese, erano poi diventati carabinieri nell'esercito sardo, ma poiché coinvolti, a volte non si capisce bene, a volte perché non si sono presentati alla chiamata, alle armi, eccetera, sono stati declassati nel reparto dei cacciatori. Altri invece sono stati mandati via. Ad esempio nel suo libro Fusero dice che, ma ne fa un elenco di una decina di nomi, dice: disertarono ad esempio Perlo Piacenza, Capello, disertò anche Dente, che si portò addirittura via fucile, baionetta, giberne e bandoliera. Questo va via e si porta tutto quanto. Mentre restarono coraggiosamente e si batterono il giorno 8 dello scontro fratricida Racca, Ghiberti, Fusero, Alessio, Gallo. Vedete che sono cognomi poi tipici di Caramagna. E mi sono ripromessa, con la collaborazione di Forzinetti, di indagare un po' di più su questi personaggi, proprio lasciandone magari uno scritto da pubblicare poi negli atti. Ma tra questi ci sono due personaggi che già vennero citati in quella mostra di cui vi parlavo, e sono i fratelli Roberto o Roberti, a seconda delle fonti, un Giorgio e un Pietro, ma soprattutto Giorgio, la figura più interessante, che erano cugini di primo grado dell'Ornato, e che anche loro furono costretti ad emigrare perché ebbero un ruolo durante i moti. Ma in particolar modo il personaggio di Giorgio va investigato meglio, perché non si capisce se sia stato un vero carbonaro, cioè una corrispondenza anche abbastanza ricca con Mazzini, ma secondo altri era invece una spia al soldo appunto della polizia piemontese, faceva il doppio gioco, insomma cercava informazioni presso Mazzini e i mazziniani per poi consegnarli appunto alla polizia piemontese. Quindi questo meriterebbe ancora di essere approfondito. Chiudo con questo preziosissimo riferimento al libro di Fusero, che per noi di Caramagna è un po' la Bibbia, cioè abbiamo sempre questo testo che invito sempre a leggere, perché oltre a essere ricchissimo di aneddoti è anche veramente ben scritto. Mi ha colpito questa cosa: Caramagna ha un po' la tradizione dello status quo, cioè non cambiamo le cose perché vanno sempre bene, no? E questo è un po' anche il modo, la reazione che ebbero, secondo Fusero, i caramagnesi ai moti del 1821, perché dice che praticamente il 17 aprile del 21, quindi poco dopo, il sindaco scrive al comandante militare della provincia questo:
Il felice ristabilimento della regia autorità è stato accolto da questi abitanti con la più viva effusione di giubilo. Quindi i moti a Carmagna non è che lasciano particolare, diciamo, segno. Anche perché, e qui Fusero con le sue poche parole ma veramente incisive, dice anche perché a Carmagna quell'anno avevano altre due cose importanti di cui occuparsi. La prima erano i grandi lavori di ammodernamento della parrocchiale, con i quali parroco Zali deturpa irrimediabilmente, con trasformazioni e rabberciamenti privi di qualsiasi idea estetica, le belle linee architettoniche medievali della nostra abbazia, e infatti il risultato lo vediamo ancora oggi. Ma dall'altra, ancora 1821, c'è il trasferimento del comune. Carmagna fino a quel punto aveva la sua sede nella credenza che proprio qui, forse l'avete vista, no? In questa piazza, l'antico nostro palazzo comunale, ma nel 1821 cambia sede perché ormai angusta la credenza per le nuove accresciute esigenze amministrative, si trasferisce in un palazzo dove ancora sede adesso, che viene comprato, quello dei conti Oseglia di Varisella, e lì avrà sede il nuovo comune. Quindi Carmagna non partecipa a questi moti perché ha cose molto più pratiche e concrete di cui occuparsi. Io chiudo qui il mio intervento, ma se permettete vorrei leggervi soltanto un pezzetto, e veramente chiudo con questo, di una lettera, sempre di Ornato, che mi ha molto colpito perché sembra scritta per i giorni nostri. Berti, che è uno di questi ragazzi, vi dicevo, questi giovani che frequentano Casa Ornato a Torino, dice che un giorno stavano parlando lui ed altri della difficile situazione, ma in realtà se spostiamo quel momento ad oggi è la stessa cosa. Dice: stavamo in tre o quattro conversando nella sua camera intorno ai modi efficaci di giovare alla patria con gli scritti e con l'insegnamento. Un po' quello che stiamo facendo anche noi qui, no? Quando organizziamo convegni, eventi, ci chiediamo: ma serviranno queste cose? Qual è lo scopo con cui le facciamo? Egli, Ornato, pareva non prestare attenzione ai nostri discorsi, ma come udì che taluno concludeva che non c'era nulla da fare, perché i tempi erano tristi, il governo contrariava, le masse di nulla si curavano, e sembra un po' oggi, dicevo, diede alcuni passi verso di noi e con voce più vibrata del solito uscì a un dipresso in queste parole, dicendo... scrivete, dipingete, scolpite con quanto di potere avete nell'intelletto, nella volontà e nella mano, e tutto si rifarà e si ristorerà intorno a voi. Il popolo e gli uomini possono più che non credono, purché vogliano. Ma è la volontà, è la fatica. Ma siccome nell'uomo grande noi più che ad altro guardiamo nel suo ingegno, parendoci che dall'ingegno tutto proceda, così perdiamo di vista la fatica e il sudore che, posti sulla bilancia, pesano quanto l'ingegno. La civiltà è fatica, e senza fatica non si mantengono in fiore e non si ristorano le lettere, le arti, l'industria e gli stati. Io lo trovo molto bello, un dito di un uomo che dice: sì, i grandi intelletti, la letteratura, questo è fondamentale per ispirare, ma tutti devono dare il loro contributo. E penso che sia proprio questo, forse ogni tanto quello che manca, cioè pensare che ognuno di noi può dare con fatica, anche semplicemente andando avanti col suo lavoro, la sua partecipazione, il suo contributo. Questa è veramente una lettera che secondo me meriterebbe di essere posta in biblioteca come monito anche per tutti quelli che vengono e la frequentano. Grazie.